Il 26-27 ottobre 2017 si è svolta la 15ª edizione del Meeting Città Sane. L'evento, ospitato quest'anno dal Comune di Torino nei locali del servizio Passepartout, è l'appuntamento annuale durante il quale gli amministratori delle città aderenti alla rete possono riflettere e confrontarsi sui temi delle politiche pubbliche, sulla salute e sul benessere dei cittadini. L'edizione 2017 ha approfondito, con contributi di esperti nazionali e internazionali, il tema della salute mentale. I lavori sono stati aperti da Sonia Schellino, assessore al welfare del Comune di Torino, Monica Locascio, direttore politiche sociali e rapporti con aziende sanitarie del Comune di Torino, Giorgio Gallino, psichiatra dell'ASL Città di Torino e Simona Arletti, presidente della Rete Nazionale Città Sane. A seguire i World Café. Oggi i nostri ospiti parteciperanno ai World Café e volevo chiedere a questo punto di che cosa si tratta e di che cosa tratteranno. World Café è una metodologia nuova e noi come centro di ricerca documentale siamo sempre alla ricerca di metodologie nuove e sostanzialmente World Café, il caffè del mondo, prevede che le persone si costituiscano in gruppi e si spostino da un tavolo a un altro per facilitare delle conversazioni informali su alcuni temi. I temi sono stati scelti dal coordinamento nazionale della rete Città Sane, sono tre in questo caso, uno riguarda la depressione, al di là dell'aspetto farmacologico, clinico e psichiatrico, ma appunto più puntare sulle abilità che fanno sì che le persone riescano ad andare avanti nonostante appunto problemi psichiatrici. E l'altro tema è quello sulle comunità inclusive, come può una comunità essere inclusiva e favorire l'autonomia di persone vulnerabili. E il terzo tema riguarda specificamente la migrazione, quindi come affrontare questo problema e che tipo di servizi e di interventi mettere in atto. Com'è andato questo primo dibattito? Un riscaldamento, però è andato bene, abbiamo lavorato bene, c'è stato un bello scambio, è stato molto interessante, ricco, poco il tempo a disposizione. Qual era la vostra tematica? Migranti e salute mentale, la presentazione di un progetto su un ambulatorio psicologico per migranti nella prima cintura della città. Perfetto, e lei è una esperta del settore? No, io sono nel coordinamento dell'ASL Città di Torino e quindi faccio da osservatrice. Perfetto, va bene, buon lavoro. Grazie. È stato molto interessante perché c'erano persone di provenienze diverse, era rappresentata la grande città, città medie, città, paesini piccoli e anche di diverse regioni italiane, quindi c'era il Piemonte, c'era l'Emilia Romagna, c'era il Friuli Venezia Giulia e c'erano anche professionalità diverse. E qual era il tema? Il tema era l'inclusione e l'autonomia. Questo. E lei è un'esperta del settore o si è ritrovata in un argomento che non tratta tutti i giorni, diciamo? Io no, non sono un'esperta nel settore, però sono, diciamo che mi occupo un po' più in generale di salute mentale e quindi insomma mi sono trovata in questo meeting dove si parla comunque di salute mentale. Come è andato il tavolo precedente? Molto bene, molto interessante questa formula. È veramente innovativa, nel senso che dà possibilità proprio di condividere punti di vista e anche cose che non si erano pensate. E qual era il tema che avete dibattuto? Depressione. E lei è un esperto? No, assolutamente no, io sono amministratore, sono sindaco della comunità, quindi è una cosa per me un po' nuova, soprattutto anche come tema. Ma direi che c'è stato un buon dibattito, una buona partecipazione con figure professionali diversissime, con responsabilità diverse a livello sociale, con un unico interrogativo: cosa possiamo fare per questi adolescenti? Il tema era la depressione in adolescenza, però con l'idea che qualunque disagio potesse essere colto come un segnale e che si potessero, diciamo, trovare i metodi per rispondere a queste necessità. Perfetto, ed è un tema che lei tratta quotidianamente o è un po' fuori da questo tipo di lavoro? Beh, è un tema che appartiene al mio mestiere perché sono uno psicologo che sono stata dell'età evolutiva per 20 anni e 20 anni della salute mentale e dell'adolescenza insieme.
e personalmente l'adolescenza mi interroga molto anche per il fatto che non ha in genere molta voce. Durante il secondo giorno si sono svolte le premiazioni dei progetti vincitori degli Oscar della Salute e delle menzioni speciali. I premi sono stati realizzati e consegnati dai ragazzi della Bottega Ingegno del Comune di Torino e della cooperativa Strana Idea.